Gentili amici appassionati di calcio 5, buonasera, siete collegati in diretta dal Palapertini di Cornaredo. Secondo turno Coppa della Divisione 2018, questa sera si affrontano Real Cornaredo contro Milano Calcio 5. La formazione del Milano Calcio 5 scende in campo con Muratori in porta, con il numero 4 Peverini, con il numero 5 Lopez Escobar, con il numero 8 Esposito, con il numero 30 Sardella. A rotazione, con il numero 12 Mauri, con il numero 2 Sant'Agati, con il numero 11 Luca Peverini, con il numero 13 Sanchez, con il numero 10 Renoldi, con il numero 19 Brioschi, con il numero 22 Pibiri. L'allenatore del Milano Calcio 5, Daniele Sau. Ed ecco lo schieramento in campo. Milano Calcio 5 cerca di proseguire il suo cammino in Coppa. La formazione del Real Cornaredo scende in campo con Volonteri in porta, con il numero 17 Surace, con il numero 10 Casagrande, con il numero 12 Monti, con il numero 21 Migliano Minazzoli. A rotazione, con il numero 1 Meraviglia, con il numero 4 Messineo, con il numero 23 Villa, con il numero 8 Scandaliato, con il numero 6 Parmigiani, con il numero 5 Forte, con il numero 7 Gentile. Il mister del Real Cornaredo, Renato Fracci. Ed ecco lo schieramento in campo dei padroni di casa, impegno difficilissimo contro Milano Calcio 5, squadra che milita nella Serie A2. Ed ecco i giocatori che scendono in campo per questa importantissima sfida, secondo turno Coppa della Divisione 2018. I ragazzi di Mister Fracci tenteranno l'impresa di battere la squadra storica di Milano, allenata da Daniele Sau. Foto di rito da parte del Real. Tutto pronto, buona partita, partiamo! Si comincia, secondo turno Coppa della Divisione stagione 2018, Real Cornaredo contro Milano Calcio a 5. Buona partita a tutti! Sanchez per Lopez, prova l'invocata verso Esposito, recupera palla a Casagrande, parte Migliano, la conclusione, la parata di Muratori, ma ancora Casagrande, la respinta di Esposito, grande intervento da parte di Muratori, rivediamo al replay, tiro secco, la respinta, poi ci mette una pezza il capitano del Milano, Esposito, Luca Paverini, prova a insistere il Milano, Lopez, respinge Surace, ora riparte Casagrande, Migliano, ancora Surace, prova ad avanzare Monti, ancora per il numero 17, Casagrande, Migliano, prova col destro, la respinta di Muratori, ancora decisivo, rimessa laterale, Surace, Monti, perde palla, recupera Renoldi, prova col sinistro, palla che termina di pochissimo sul fondo, ci ha provato il numero 10, Muratori, Luca Peverini, prova ad avanzare da solo, supera la zona del centrocampo, il tiro col sinistro, la grande parata di Volonteri in calcio d'angolo, rivediamo il replay, ottimo riflesso, calcio d'angolo, Sardella col sinistro, ancora Volonteri che respinge, recupera Scandaliato, Monti, proviamo a ripartire, Villa, prova a far proseguire per Surace, esce Muratori e spazza. Inquadrato Federico Vinicius, Sardella si è reso pericoloso già in un paio di occasioni, prova ancora Milano con Renoldi, Lopez ancora per il numero 10, l'imbucata in avanti per Sardella, Marco Peverini, avanza Milano che sta guadagnando metri, Renoldi il destro, Volonteri, doppio miracolo, incredibile, stiamo andando in difficoltà, dobbiamo tenere la concentrazione, recupera Renoldi il sinistro, ancora Volonteri ci mette una pezza, rivediamo al replay la doppia parata straordinaria dell'estremo difensore, viene chiamato il primo time out della partita, risultato che è fermo ancora sullo 0-0, siamo partiti bene, adesso Milano sta prendendo il sopravvento con il suo tasso tecnico, Real che comunque sta tenendo il risultato e ha avuto anche due buone occasioni a inizio partita. Riprende il gioco, recupera subito palla a Lopez, in mezzo per Renoldi, Marco Peverini salta Villa, anche Casagrande incrocia col destro, palla che termina fuori. Inquadrato il capitano Scandaliato, rimessa laterale,
Rinaldi per Lopez, Marco Peverini, ancora Lopez, Rinaldi prova ad accentrarsi, prova col sinistro, ancora Volonteri che respinge, scandagliato al rinvio, rimessa laterale, altro intervento dell'estremo difensore, rivediamo al replay, respinta sicura, va proprio al rinvio l'estremo difensore, il colpo di petto di Messineo, recupera palla Sanchez, attenzione il destro, ancora Volonteri dice di no. Milano che con l'andare dei minuti sta spingendo sull'acceleratore, rimessa laterale, recupera palla a Casagrande su Esposito, attenzione, c'ha l'occasione, recupera Lopez, c'è un'altra ripartenza, Esposito, c'è sulla sinistra Luca Peverini, il sinistro, Volonteri strepitoso, respinge in rimessa laterale, recupera Emiliano Minazzoli, ha l'occasione Emiliano, può scaricare il destro, Muratori in due tempi in calcio d'angolo, ci ha provato Gabri, Rinaldi il sinistro, ancora Volonteri in calcio d'angolo, alla battuta Sanchez, Rinaldi al volo, altro miracolo di Volonteri in calcio d'angolo, straordinario. Real che prova una reazione nel lancio di Monti per Villa. Ancora all'indietro per Monti, il destro, Muratori con il piede respinge, non è finita, ancora Monti, prova ad avanzare, è tutto chiuso, perde palla Rinaldi, attenzione, palla in rimessa laterale, Muratori per Sanchez, prova ad involarsi da solo, parte Sanchez, supera il centrocampo, viene atterrato da dietro, da scandagliato, ammonito il capitano dal direttore di gara, calcio di punizione. Parte Sanchez col destro e c'è il gol, Milano vantaggio 1-0, 18esimo minuto, si sblocca la situazione al Palapertini, rivediamo al replay, forse un posizionamento errato da parte della barriera, viene sorpreso questa volta Volonteri. Si riparte proprio da Volonteri. Parte il lancio lungo che viene stoppato da Marco Peverini. Parte il contropiede in mezzo. C'è solo Sanchez che raddoppia. Milano che si porta sul 2-0. 19 minuti sul cronometro. Samuel Sanchez. Rivediamo al replay. Un'altra disattenzione dei nostri. Ci costano caro, soprattutto con queste squadre così di alto livello. Finisce qui il primo tempo. Milano che è in vantaggio per 2-0 su Real Cornaredo. La nostra squadra ha ceduto sul finale. 5 secondi di spot per noi. Inizia la ripresa. Situazione che vede in vantaggio Milano calcio 5 su Real Cornaredo per 2-0. Prova Milano ad impostare con Esposito. Sanchez, Peverini, Sanchez. Buono lo scambio, è tutto solo il numero 11, il pallonetto e c'è il gol. Milano calcio 5 si porta sul 3-0. E ora la situazione si fa decisamente complicata per i ragazzi di Mister Fracci, rivediamo al replay. Ottima manovra da parte dei ragazzi di Daniele Sau, non può nulla Volonteri. E ora Milano psicologicamente più tranquillo, ci sono molti spazi, Peverini in mezzo, attenzione Sanchez, il velo, Esposito, Volonteri c'è e evita il quarto gol. Casagrande, il colpo di tacco per Emiliano, parte il lancio che viene stoppato da Rinaldi, prova col sinistro, palla che termina fuori, Monti ancora per Emiliano sulla destra, Casagrande prova a manovrare la squadra di Mister Fracci, il colpo di tacco ancora per Surace, prova l'avanzata, cerca uno spazio per Monti, attenzione contropiede, Esposito, Esposito al tiro col sinistro, Volonteri dice di no. Grande partita del capitano Esposito, Milano calcio a 5 che si dimostra una grandissima squadra di altissimo livello,
Recupera il pallone Luca Peverini, attenzione, c'è libero Marco Peverini e c'è la grande uscita da parte di Volonteri, scandagliato per Casagrande. Ancora il capitano, il lancio che non trova nessuno e allora si riparte da Sanchez. Renoldi, Esposito, Renoldi viene imboccato, il tiro col sinistro, gran gol di Vitor Renoldi. Milano che si porta sul 4-0 e ora possiamo dire che la partita è chiusa. Rivediamo al replay, si è liberato molto bene, ha avuto anche grande spazio Renoldi. Rivediamo da un'altra angolazione, tutto facile facile. Ultimi minuti, prova con l'orgoglio ora il Real Casagrande e c'è il gol, 4-1. 14 minuti sul cronometro, arriva il gol della bandiera, meritato da parte dei nostri ragazzi. Rivediamo, ottimo scambio tra Villa, scandagliato, e Casagrande. Divario meno pesante. Rivediamo da un'altra angolazione, non può nulla, questa volta Muratori. Muratori, subito il rinvio per Renoldi, in mezzo per Esposito! E c'è la grande uscita di Volonteri che blocca il pallone in due tempi. Villa, Monti, il passaggio di prima per Messineo, ci mette il piede Muratori che sventa ogni pericolo. Calcio d'angolo, prova da fuori Lopez Escobar ma colpisce il palo. Ancora Milano con Peverini e c'è un'altra uscita di Volonteri, poi le tiro, palla che termina fuori. Finisce qui la partita, Milano che prevale su Cornaredo per 4-1, vittoria ampiamente meritata per i ragazzi di Mister Sau. Comunque grande impegno da parte dei ragazzi di Mister Fracci. Intervista del dopo partita. Allora Renato, siamo alla fine di questa partita che come in previsione era molto difficile, è arrivata una sconfitta, non dico quasi naturalmente perché comunque la gara è stata equilibrata soprattutto nel primo tempo dove i ragazzi hanno tenuto fino alla fine 0-0, poi due forse ingenuità, qualche errore di inesperienza e poi nel secondo tempo forse qualche calo mentale. Infatti sono soddisfatto per quanto riguarda l'approccio alla partita e per come è stato tutto il primo tempo, tranne l'ultimo, appunto, gli ultimi, diciamo così, minuti da quando abbiamo preso il gol su punizione, un infortunio, diciamo così, sul un'autorete, diciamo così, che ha spiazzato sicuramente il nostro portiere e poi l'ultima palla, negli ultimi 10 secondi, su un lancio loro hanno fatto la ripartenza giusta e quindi siamo andati sotto 2-0 e sinceramente nel primo tempo mi sembra un po' esagerato, invece nel secondo tempo sicuramente hanno meritato la grande, si è visto in quel momento la diversità di categoria e devo dire merito a loro perché hanno fatto un gran secondo tempo. Com'è la situazione del Cornaredo secondo te adesso? Abbiamo fatto un piccolo passo falso a Carmagnola, oggi è arrivata questa sconfitta che comunque è un test molto difficile, qual è la situazione e cosa c'è ancora da migliorare? Allora, c'è da migliorare secondo me ancora parecchio. La cosa che praticamente mi rattrista è il fatto che comunque non posso utilizzare diverse persone perché comunque ho fuori, diciamo così, Buonaccolta per infortunio, Julian, Cuomo, diciamo così, la rosa è un po' rimaneggiata, però non deve essere una scusante perché tutti gli altri che sono a disposizione sono degli ottimi giocatori e come è sempre stato negli anni precedenti io voglio proprio una squadra che è dedita a fare le cose sul campo e a parlare il meno possibile. Proprio io voglio fatti sul campo. Settimana sabato abbiamo la Domus, altro test importantissimo, loro vengono da due sconfitte, noi non si sa ancora bene se due vittorie o una sconfitta, quali sono le tue previsioni? No, non ci sono previsioni, non ci sono previsioni perché è una partita che giochiamo in casa, è una partita che dobbiamo vincere assolutamente, però dobbiamo vincere con la testa e quella che ho sempre detto adesso in questo periodo qua ai ragazzi è noi dobbiamo giocare partita per partita e cercare di vincere partita per partita, cercando di trovare tutti i difetti ogni volta per migliorare di partita in partita. Grazie mister, allora ci vediamo sabato. Grazie mille, grazie anche a te. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Rock Planet DJ Maio.
che te quiero bailar. Escúchame corazón, mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar. Escúchame corazón. Escúchame corazón.